perché bisogna guardare i risultati dell'altra volta, una cosa di quelle pazzesche. Sai, io mi sono completamente dimenticato, non so. Te rinfresco io. Una baracca di mi piace su questo video per far continuare la serie di segna o non segna edizione Champions League. Ciao. Ben ritrovati. Ciao a tutti. Prima di continuare vi invitiamo a scaricare dal link in descrizione OneFootball, la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio. Gratuita per iOS e Android. Scaricatela perché non ve ne pentirete. Fammi fare due risate. Io non mi ricordo proprio, ci ha perso completamente la bussola sulla Champions. Perché sono passate un paio di settimane dall'ultima sfida di segna o non segna, che se non sbaglio era la prima. Ma forse anche tre settimane sono passate. Ecco. Allora, cominciamo da Leo Messi. Giocava Barcellona-Inter. Entrambi abbiamo detto Messi segnerà in Barcellona-Inter. Ha segnato? No. No. Sta embriaco? No, te l'ho chiesto. Non ha segnato, di conseguenza rimaniamo sul punteggio di 0. Ok, sbagliato per entrambi. Lukaku, sempre Barcellona-Inter. Segna o non segna? Entrambi abbiamo detto non segna. E l'abbiamo presa tutti e due, quindi. L'abbiamo presa tutti e due, di conseguenza 1-1. 1-1. Gonzalo Higuain, Juventus, Bayer, Leverkusen, segna o non segna? Ha segnato. Tu giusto? Hai detto no. Io ho detto no però. Io ho detto sì, di conseguenza 1-2. L'unico che mi ricordavo, ok. Fernando Llorente, Genk, Napoli. Ok. Segna o non segna? Allora, tu hai detto no. Ho detto sì. Ah, tu hai detto sì, e quindi ho preso io, 2-2. Perché fino a 0-0 se non mi sbaglio, no? Quindi 2-2, ok. Poi, quindi c'è l'ultima. Ecco, già che stai a far così, ok, ha vinto io sta giornata, però vabbè, va. Duvan Zapata ha segnato. Era Atalanta Shakhtar. Io ho detto che ha segnato, che segnava. Tu hai detto segna, io ho detto non segna, me la sono presa under culo. E scusate, stato il gioco di parole, non è un gioco di parole. Sono andato proprio diretto. Motivo per cui, carissimo buon Fabio, siamo 5-4 per te. Sì, perché la prima l'abbiamo pareggiata 2-2. Esatto, la prima l'abbiamo pareggiata 2-2, quindi siamo rimasti sul punteggio di 0-0. Questa l'hai vinta 5-4, di conseguenza. Questa l'ho vinta 3-2, quindi di conseguenza. Sì, 3-2, scusa, mi avevo fatto l'aggiornamento. Di conseguenza siamo 5-4. Siamo 5-4 per te e quindi 1-0 per te. Ok. Adesso è la mia volta. Assolutamente sì, perché la volta precedente questa li ho scelti io. Diciamo che posso immaginare i calciatori che hai scelto, comunque diciamo con la Champions andiamo abbastanza sulle italiane, quindi calciatore per ogni squadra italiana più uno extra. Allora andiamo con ordine. La prima squadra italiana che vedo è Manchester City Atalanta. Esatto, infatti c'ho proprio un calciatore dell'Atalanta per primo. Toccava a me scegliere, quindi l'ho scelti, insomma. Lui ha già messo, tra l'altro, ha già scritto tutto quanto. E già scritto e quindi scelta. Non possiamo influenzarci, ma vi ricordiamo che questa è una serie interattiva. Esatto. Di conseguenza, ormai non lo stiamo ripetendo, però magari facciamo un riassunto rapidissimo. Scegliamo 5 calciatori, dobbiamo indovinare se segneranno o non segneranno. Si farà la classifica totale di fine anno, ma anche le classifiche parziali a punti totali e a punti secchi. E si vedrà a fine anno chi è stato più bravo. Però vi ricordiamo che la classifica Champions League e Serie A sono completamente separate. Dell'Atalanta non c'è Zapata, secondo me ci hai messo Muriel, visto che Muriel ne ha fatti 2 contro Lazio, quindi nella voglio, partita precedente. Voglio vedere, ti voglio chiedere se Muriel si confermerà o non si confermerà a segno, però non contro Lazio, ma a questo giro contro il Manchester City. Segna o non segna? All'Etihad Stadium, da loro. Sempre in trasferta. Secondo me non segna. E secondo te pure. Io invece credo che segni. Non gli ho dato fiducia contro Lazio. Me l'ha fatti 2. Sei rimasto scottato. Sei rimasto scottato. Io invece l'ho zaffato l'altra volta a sto giro. Ti tieni parato? Votare in questo momento. Quindi ormai confermi, non puoi no, cambiare. Me l'ho scritto. Okay. Votate. No? No. Votate in questo momento nel sondaggio in alto a destra e fateci sapere se secondo voi Luis Muriel segnerà in Manchester City Atalanta. Che ci hai ripensato? No. L'ho scritto solo male il no, è uscito proprio malissimo. Bravo. Ricordiamo che in qualsiasi momento possiamo chiamare la doppietta o eventualmente la tripletta. Ma solo o una o l'altra per ogni episodio di segna o non segna. Quindi vediamo che cosa succederà.
Andiamo avanti perché c'è Juventus Lokomotiv Mosca. Non so se l'hai messa in... ecco. Sì, sì, no, ho messo in ordine prima le italiane e poi l'extra. McDonald's? Mariga? No. Gonzalo Higuaín? No. No, l'abbiamo messo l'altra volta. L'hai scelto tu, Gonzalo Higuaín. Quindi se non metti Higuaín, io te metto... Ronaldo. Mister Champions, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Juventus Lokomotiv Mosca. Juventus Lokomotiv in casa Mosca. Ronaldo segna. Segna pure per te. Segna pure per te. Segna anche per me. Quindi sei sicuro tu metti sì? Io sono sicuro. Però stai per aggiungere qualcosa? Che stai per aggiungere forse? Che te giochi la tripletta addirittura? No, la tripletta addirittura. La tripletta è rischiosa. Abbiamo fatto il regolamento l'altra volta. Già mo so scordato, sta scritto qua da qualche parte. Te lo dico io. Sì. La tripletta funziona in questo modo. Se comunque il giocatore segna un solo gol, prendi comunque un punto perché dici che segna. Ok. Ok. Se dovesse fare doppietta, prendi comunque un solo punto perché non è tripletta. Ne dovesse fare tre, il bonus è per tre, ovviamente, quindi sono tre punti. Se non segna meno due. Bravissimo, se non segna meno due. Per la doppietta stessa cosa, però se non segna è meno uno. Se non segna meno uno, se fa solo un gol, uno. Se ne fa due, ovviamente, per due. Dimmi tu. Perché io non so chi altro hai messo dopo. Allora, ce n'è uno del Napoli, che potrebbe essere Mertens. Ce n'è uno dell'Inter. Io ti chiamo doppietta! Mi chiami doppietta? Doppietta di Ronaldo! La rischio! Chiami doppietta Ronaldo? Sì! Ok, ma mi sta bene. E tu? No. Non la chiamo, ok. Io non la chiamo. Va bene. Aspetta, okay. Però devo scriverlo bene perché sennò votate, sono problemi. Sei inquietante perché stai più avanti e non sembri eccomi, un umano. Eccomi. Votate in questo momento nel sondaggio in alto a destra e fateci sapere se secondo voi Ronaldo segnerà Juventus Lokomotiv Mosca. Non mi ricordo se l'ho detto. Andiamo al terzo. Andiamo al terzo. Salisburgo Napoli. Dries Mertens. No, io ce l'avevo in ordine diverso. Mi è partita prima l'Inter. Allora, vabbè, cambia poco. Vabbè, Inter. Allora, comunque gioca mercoledì insieme al Napoli. Allora, dell'Inter... o Lautaro o Lukaku, dai, su, t'aiuto. Uno dei due. Se segui lo stesso ragionamento. Lautaro. Bravissimo. Se segui lo stesso ragionamento che ho fatto con la Juventus, vabbè, con il grande Ronaldo. Pure Lukaku ha fatto doppietta. Però. No, la scorsa volta hai chiamato tu Lukaku. A questo giro io ti chiamo Lautaro. Giusto per non chiamare sempre gli stessi. Allora, Lautaro Martinez. Che nell'ultima, come dici tu, ha fatto doppietta così come Lukaku. Segna lo segno. Casa contro il Borussia. In casa contro il Borussia Dortmund. Per te la butta? Io ti dico di no. No? Per me la butta dentro. Secondo me non la butta dentro. Non chiami niente? No, se ti dico di no che non l'ho segnato. risulta un po' difficile. Immaginate se rispondeva. Doppietta! Sì, doppio zero. Votare in questo sbaglia due calci di rigore nel sondaggio in alto sarebbe da fa, però lo sai, no, è difficilissimo beccarlo proprio i 10 punti se troppo becchi una cosa complicato del genere. Votate in questo momento il sondaggio in alto a destra e fateci sapere se secondo voi la Dora Martinez segnerà in Inter Borussia Dortmund. Salisburgo Napoli e poi la quinta non so cosa tu possa aver messo. Salisburgo, ma forse un'idea ce l'ho. E Salisburgo Napoli io ti dico, gli attaccanti sono tanti, Llorente, Mertens, Milik, Insigne, Callejon, Lozano, sono tanti. Milik per la doppietta. Vedi, a se stesso ragionamento che hai fatto per... Arkadiusz Milik, ok, hai fatto tutti gli stessi ragionamenti. Salisburgo, Napoli, Milik. Io cavalco sempre l'onda. Allora, guarda, già ho capito tutto. Io ti dico di sì e tu mi dici di no. Ho indovinato? Hai indovinato? Ma mi posso fare da solo questi video? Perché per me Milik lo immaginavo. Hai fatto lo stesso ragionamento della Lautaro Martinez. Doppietta? No, non l'anzipo. Vabbè. Però allora, non ho fatto lo stesso con Muriel, che ha fatto doppietta. E ti dico col Manchester City che segna. Ok. Vota, non chiami niente? Ancora, ancora non posso, quindi no, non te la chiamo. Votate.
Sto sentendo male, raga. Votate in questo momento nel sondaggio in alto a destra. Io provo a fargli le super cazzole e vedete se sta attento. Io che ho dormito 2 ore e mezza stanotte, probabilmente sarei stato capace di dire non segna e poi di chiamare la doppietta. Ecco, adesso ti voglio vedere secondo te. C'ho due. Allora, o hai messo Club Brugge Paris Saint Germain Icardi, oppure chi potrei aver messo? Ce ne stanno tante, eh. C'è il Real Madrid, c'è il Chelsea, c'è l'Ajax, c'è il Bayern di Monaco, Messi, c'è l'Atletico Madrid, Messi, Slavia Praga, c'è Barcellona. Il Barcellona, ce ne stanno tantissime, c'è il Liverpool. Te ne ho dette due? No, no, non ci siamo. E dimmo tu allora, non lo so. Olympiakos, Bayern di Monaco, Robert Lewandowski. Avevo già capito perché... Uomo che butta palle in rete. Ragazzi, se non ho visto male, in tutte le partite di campionato e in tutte le partite di Champions, Lewandowski ha sempre segnato questa stagione. C'ha 12 gol in 8 partite, se non ho visto male la statistica. In campionato sono 12 in 8 partite, in Champions 3 in 2, una cosa del genere. Robertino, secondo me... sì, eh. Sono due segna. Pure secondo me. Pensavo diceva no. Ok, pure secondo. E ne fa due. Ne fa due. Robertino Lewandowski continua a segnare come un ossesso. Sesso? Come un ossesso. Ah, ok, va bene. Ok, vabbè, adesso posso scoprire le carte. Votate. Metto il sì, ma metti il per due. E metto il per due. Votate in questo momento nel sondaggio in alto a destra e fateci sapere se secondo voi Robert Lewandowski segnerà in Olympiacos Bayern di Monaco. Per chiamare la doppietta o tripletta, riportate tutti e 5 i nomi dei calciatori con scritto nei commenti segna o non segna. E ovviamente se volete sfruttare la possibilità del bonus, la scelta è una sola, fatelo, su esatto. Solo giocatore o doppietta o tripletta. Di conseguenza, cioè, nel senso, per farci capire, è solo una la scelta tra doppietta o tripletta. Non potete scegliere per esempio una doppietta su un giocatore e una tripletta su un altro, no. Solo una possibilità, o una o l'altra, oppure nessuna delle due, come preferite. Certo. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al nostro canale qualora non l'aveste ancora fatto, scaricate OneFootball dal link in descrizione, seguiteci su Instagram, Telegram e Twitch. Twitch, su cui faccio una live al giorno, tutti i giorni da lunedì al venerdì. Sempre però, se non mi si scoccia la PlayStation, perché oggi ho fatto la live, se quel coso di continuo, no, è arrivata. Ormai la play è arrivata. Solo con PES si può giocare, che abbiamo la digitale. Con i giochi con disco, se c'è giochi e fai live, devo buttare fuori ogni 5 secondi. Detto questo, non mi sono scordato niente? No, alla prossima con un nuovo video e vediamo chi vincerà questa giornata. Io sono abbastanza moderatamente fiducioso. Abbastanza moderatamente fiducioso. Assolutamente sì. Miei coglioni. Ecco. Ciao.